Oh mio Dio, eccolo lì. Amico mio, stai morendo. Ti faccio un piatto, ti faccio il brodino di pollo, va bene. Sono allergico al pollo, al brodo, all'H2O. Porca puttana, che vita di merda. Una 7, non me lo guarda, sì. E cari amici del Rango del Gameplay, ben ritrovati. Dopo la presentazione, Microsoft, ho detto, perché non giochiamo a un gioco dell'universo Halo con grafica simile ad Halo Infinite? E allora ho detto, sì signore, torniamo a giocare al primo Halo Combat Evolved, vero? Ci buttiamo subito nella storia, farò puntate brevi, proprio per seguire il nuovo trend delle puntate brevi che ho cominciato con Far Cry, eccetera. Ditemi cosa ne pensate delle puntate brevi versus puntate lunghe, con un bel commentone qui sotto. Se non l'avete già fatto, attivate la campanella, seguite, insomma, solite cazzate da YouTube. Ma buttiamoci subito in Halo Combat Evolved, vai buon uomo! Ho messo i sottotitoli, già un arresto. Ho messo i sottotitoli, dicevo, buttiamoci subito in Halo Combat Evolved. Subito la nostra Pillar of Autumn, il nostro pillare d'autunno. Cioè il nostro, capito? Non so se vuol dire questo, pillar, effettivamente. Non so se vuol dire, capito, tipo colonna d'autunno. Beh, meglio che colonna di tonno, eh. Allora sì, lì Capitan Findus sarebbe ridato sui testi. Come tonno, quando puoi avere il bastoncino del capitano. Cioè, come tonno, lascia stare il tonno, pille gialle. Prendi, capito, Rio Mare, inculati, prendi col mio bastoncino. Nel senso, vabbè. Mi dissocio da quanto detto da... Solo sapere se li abbiamo persi. Da Capitan Findus, sì. La conosciamo entrambi, no? Certo che la conosciamo, Cortana. Sì, di gratti, c'è le forfore, vecchio mio. Ti posso vendere se vuoi il... Sì. Abbiamo fatto un salto nel buio. Davvero? Dove c'è la luce prima. Le navi dei Covenant, sì, sono più veloci. Ci hanno seguito da sono più veloci, non se... A letto non è... Cioè, hai capito? Non è sempre una cosa positiva, eh. Viaggiavamo a emissioni zero, no? Solo prima emissioni di zero. Da Rich, vi ricordate che portavano le pizze con Gerardo? Oh, ragazzi, cioè, hai capito? Stiamo andando... Siamo su Halo, su Halo, sì. Che bella Broni. Ci aspettavano dall'altra parte del pianeta. Ci aspettavano le pisce di Gerardo. Allora, qual è la situazione? Sì. Stanno terminando l'ultima ricognizione. Niente di preoccupante, sei sicuro? Serio o preoccupante? Perché c'è scritto preoccupante, ma ha detto serio. Sì. Di diversi gruppi da battaglia CCS. Tre grandi navi per ogni gruppo. Circa 90 secondi li avremo addosso. Ci verranno addosso in 90 secondi. Ah sì! Aspetta che mi cavo giù, che mi piace sentire il seme. Non in quel senso, ci verranno addosso, ci saranno qui. Tutti al posto di combattimento, tutti al posto di sborramento, signori. Tutti i peli fuori dal Glory Hall. Non voglio vedere neanche una goccia di seme di qua. Sì, Cortana, vestiti. Accogliamo i nostri vecchi amici. Sì, no, niente. Stai svestita. E che pensi, mi vecchio mio? È già cominciato. Cioè? Sta succedendo niente? Sì. Tu, uomo, perché hai due spade laser? Non siamo mica su Star Wars, mettila via! Prendi i fucili, siamo in America! Ma ragazzi, siamo nello spazio! La nave americana, siamo in America! Ogni cosa prodotta dagli Stati Uniti è come se fosse sul suolo statunitense. Ogni arma, ogni fucile, anche se non prodotto dagli Stati Uniti, comunque è la nostra patria, capito? Sì. Sì, signore. Tattico alla paratia Charlie 14. Ma fa tutto Cortana? Cioè, scusami, e quindi l'ammiraglio, il generale, cosa fa? Niente. Cioè, ho capito che è un'intelligenza artificiale, effettivamente. Io da soldato. Avete sentito la signora, sì. Datevi da fare. Bravo, Johnson. Non ci era Johnson, ripeto, sì. Non è un'esercitazione. Tutti in fila, pushies. Cioè, quando è che arriva MasterChef? Sì. Dobbiamo finire il lavoro iniziato dai piloti. Stiamo abbandonando la nave per affrontare i Covenant a terra. Sì. Quando incontreremo i nemici, li faremo a pizze. Polpette. No, a pizze, a calzoni, come ci ha insegnato Gerardo. Signore, pizza, calzone, hai capito? Non lo so, altre piccole pizzette da aperitivo se vuoi, ma... Sì. Torniamo all'attacco. Ma se ci sta... Cioè, non eravamo neanche all'attacco prima, stavamo viaggiando, sì. A tutte le reclute che volevano vedere gli alleati da vicino, oggi è il vostro giorno fortunato. Yes, motherfucker! Cortana. 10 criostose. Wow, Giocan. Beh, è incredibile. Scongeliamo. Non ho mai visto un computer. Okay. Scongeliamo. Sistemi di basso livello attivati. Perché c'è caldo adesso. Basta che lo metti fuori 5 minuti. Non c'è bisogno. Capito? Sì. Apertura del volo. Bravo. Scongela MasterChef. MasterChef. Vieni a cucinare questo piatto di merda. Dov'è MasterChef? È caldo. Rimozione perni. Joe, dobbiamo ancora cominciare. Non abbiamo ancora cominciato a cucinare. Ma merda. Che caga merda. Sì. Eccolo lì. Col potere di Xbox Series X. Ah no. È uguale. È uguale ad Halo Infinite. Come facevo a sapere. Dai, Phil, vai a casa che sei ubriaco. Phil Spencer, mi sei per trovare, ma dice stronzata. Sì, c'è stato un po' di fretta. Non sono disorientato. Oh mio Dio, dov'è il mio uccello? No, vabbè, sono un po' disorientato, se posso dire. Portami dei rapanelli che ti faccio uno sformato di patate. Come fai con i rapanelli? Sono MasterChef, è giusto. Sì,
Calibriamo. Grazie, signore. Prego. Monitor dello stato di salute attivi, signore. Sono contento, sono vivo. La mia salute com'è? Ah, qui vedo che hai delle forti emorroidi. Oh mio Dio, no! Sì. Nessuna bruciatura da freddo. Ok, nessuna bruciatura da freddo. Ora può uscire dal tubo criogeno. Il culo col ghiaccio, sì. Usa RB per uscire dal tubo. Ma no, mi sento come a casa, va bene. Eccolo, vai, Master Chef. Eccolo lì. Una padella antiaderente vivente. L'uomo che non deve chiedere mai. L'uomo che esegue 10 stelle Michelin. Tu hai un coso blu in fronte. Pam, è morto. E mi raggiunga per la diagnosi ottica quando è pronto. Sono pronto. Se usa LS per i movimenti. Sto già saltando, amico mio. Sì. Si metta sul quadrato rosso. Quadrato rosso. Non puoi dirmi cosa fare? Ci vado di mia scelta. So va bene. Che di solito i tecnici controllano anche i sensori per la mira. Ma abbiamo poco tempo, capo. Certo, non ti preoccupare. Le luci lampeggianti e prendo. Non vedo nessuna luce lampeggiante. Lei è cieco, capo. Brutte notizie per la nostra battaglia. Sì, cos'è che vuoi? Ah, ok. Sì, la di la 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 la. Sì. Provi ancora a guardare in su e in giù. Signore, abbiamo capito. Sì. Tutto così o inverto di nuovo? Lascia così, okay, merda. Normale, ma nessuno ti ha detto di cambiare, stronzo, sei licenziato. Vai a lavare i piatti. Ma non siamo su una nave spaziale, come faccio? Fai schifo come cuoco. Del test dello scudo. Sì. Sì, non c'è problema. Sì. Senti, ma siccome ci stanno per fare il culo, tu hai anche un bel culo, potresti farlo da Instagram, se ti mettessi dei pantaloni un po' più aderenti, hai capito? Mettessi un po' più in fuori, tipo un po' più, hai capito? Da bricconcello, muro, sì. Da, sì. Quadrato giallo. Quadrato giallo. Mamma mia, che pugnetta. Okay, i vostri quadrati. I suoi scudi se sono daltonico, non riesco a fare. Cioè, non mi fate le cose. Sì. Ho gli scudi. Ho gli scudi, ragazzo. Bene. Sì. Gli scudi completa. Questa era la grafica originale. Ragazzi, guarda che figata. Grafica originale. Minchia, bellissima sta cosa. Non so perché guardo di là che voi siete lì. Però dico, minchia, bellissima sta cosa. Guarda lì. Cazzo. Guarda come. Minchia, quanto. Che è? Ho detto minchia mille volte. Abbiamo fatto dei passi avanti incredibili per quanto riguarda. Sì, ok. Dei passi avanti incredibili per quanto riguarda la grafica in questi anni. E questo non è poi neanche. Hai capito? Cioè, è stato rimasterizzato, ma non è la grafica attuale. Però guardate una volta, porca puttana. Guarda. Guarda quest'uomo quanto era più bello, però, effettivamente. Lei era più magro, signore. E l'alta definizione è ingrassato. Cioè. Qui il capitano Keyes. Capitano Chiavi, vecchio mio. Capitano. Alicia Keys, cantaci una canzone, tesoro mio. Alicia Keys, dove sei? Sì, signore. Alicia Chiavi, dove sei? Sì. È nervoso, fammi vedere questo per dire. Okay, beh, lascio in funzione almeno la diagnosi automatica. Buona idea. Ecco, guarda. Tempo di evacuazione, Sam. Affermativo, il tempo di resettare il computer. Halo Combat Evolved, no, Halo Infinite. Guarda qui la grafica next gen. No, nel senso, sì. Allarme. Beh, no, sì. Creo 2. Ecco, Creo 2. È morto, cioè. Sì. Fatti cazzi tuoi, merda. Dammi un fucile o prendo la tua pistola. Non ho una pistola, solo. Oh mio Dio, non mi prenda per il pisello, please. Buon uomo, no! Amico mio morto nel passato, nel presente e nel futuro. Guarda lì. C'era sangue, l'hanno tolto. Ecco, ho tolto il sangue. Che vergogna. Non posso più andare di qua. Di che? Andiamo già alla Halo Style. Yuffi! Vedo gli Yuffi! I want to believe! Avevi ragione! Dove sei? Sì, vecchio. Hai visto che ci sono gli alieni, porco cazzo! Fuggi! Oh mio Dio, un'esplosione blu! Gli UFO di nuovo, anche di là, vecchio, siamo nella merda, fammi andare via. No, vaffanculo, io me ne vado. C'è la torcia, fico. Oh mio Dio, picchialo. Bravo soldato, spara l'alieno di merda, soldato. Chiudi la porta. Che ritirata, vecchio, chiudi la porta. Spara di più, spari da schifo. Cortana mi vuole in pancia, hai che senso, vecchio? Il mio pene non è così lungo da entrare. No, nel senso, certo. Fammi vedere, vecchio, sì. Di là, la plancia. Minchia, che figo, dai, è troppo figo sta cosa, ma è anche, sì. Oh mio Dio, altri alieni, ci sono anche dei nani. Gli alieni Berlusconi. I piccoli Berlusconi, non ero pronto a questo, io dovevo solo cucinare. Fammi cucinare, vecchio. Sì. Non so dov'è la plancia, pezzo di merda. Mi segua, la seguo. Scusi, non stavo ascoltando perché, sa. Non ascolto tutti quelli che ho intorno, io sono un chef stellato. Non è che. Diciamo tra le stelle per quello, ecco. Vai, vecchio mio, fatti uccidere. Dammi il tuo fucile, tu non lo sai usare. Oh mio Dio, eccolo lì. Amico mio, stai morendo. Ti faccio un piatto, ti faccio il brodino di pollo, va bene. Sono allergico al pollo, al brodo, all'H2O. Porca puttana, che vita di merda. Una sete, non me lo guarda, sì. Tu come sei bello adesso e come eri bello una volta. Ma eri più giovane. Cioè eri più giovane di io, eri più, hai capito? Eri più. Così sei più Saiyan, sei più tipo Vegeta quando arrivi sulla Terra, effettivamente. Bravo. Continua così, ragazzo mio, tu giusto? Tu guardi il computer. Ma guardi, hai molti meno tasti di una volta. È più touch, vedi, col passare del tempo. Cortana! Dov'è la donna corta? Checkpoint completato, beh.
Non è stato difficile. Capitano Keys. Sì, Capitano Chiavi. Alicia Keys. No, che canzoni fai? Dice, beh, cavaci qualcosa, bellissima. È cambiata l'ultima volta che l'ho visto. Del suo meglio, sì. Ma non potevamo farcela. Certo che no. Cortana! Ma non sei su Instagram, siamo su YouTube. Copriti il culo un po'. Cioè, oppure metterlo più in fuori, uno dei due, capito? Non stare questa via di mezzo che quel vedo non vedo. Sì. Sì, alla faccia di come guidi. Alla faccia di come. Che cazzo di voce c'è, Master Chief? Sembra, io vedo un rimorchiatore, tipo uno di quei baffetti, capito? Deve essere stato uno dei due. Devi prendere una splash. Signora, sì. Il controllo di tiro del cannone è disattivato. Fai qualcosa. Cioè, se è disattivato il cannone, accendine un altro, voglio dire, ce ne abbiamo un milione, siamo nel futuro. Articolo 2. Protocollo Cole, The Gears of War. Che crossover che doveva ancora uscire. E lei cosa farà? Andrà giù con la nave? Farò cazzi miei. Io canterò come ho sempre fatto con la mia pipa. Sull'oggetto che abbiamo trovato. Con tutto il dovuto rispetto, non servono altre morti eroiche. Apprezzo il tuo. Senti, ho una navetta nascosta. Fatti i cazzi tuoi. Adesso mi tocca, mi costringe a dirlo. Va bene, volevo andarmene con una navetta speciale. Volevo allontanarmi dal tuo culo. Dal tuo culo inscopabile perché sei un ologramma. Hai capito? Non posso farci niente. Ma tu mi ecciti, tu mi arrapi. E io non riesco a ragionare. Vedi, ora ho il pene durissimo. Tu non lo vedi perché ce l'ho molto piccolo. Però, sì. Grazie per averci andato. Ora che il mio pene si ammoscia, Master Chief, ti posso dire le cose che me ne penso. Pensaci tu, porta via questa donna. Non riesco a pensare, non riesco a fare. Voglio solo, hai capito? Allora, aiutami, please. Ti posso fare un piatto per abbassare la tua virilità? Non sarebbe male, magari la prossima volta. Sì. Oh, è ancora qui, adesso mi si accetta di nuovo. Senti, sì. So che non mi darà ascolto, ma lascerei gestire la manovra finale alle mie subroutine. Fagliela gestire. Ottimo lavoro, Cortana. Grazie. Prego, vecchio. Pronto? Che cazzo di. Proceda. Com'è raccortare uno? Non si pone le cazzine. Peccato. Lì. Goodbye, Cortana. La prendo io. Fortuna. Portala via, non ne posso più. Eccolo lì. Ciao, bellissimo. Finalmente posso tornare a fare una vita senza un'eccitazione totevole. La struttura non è molto diversa da quella dell'Autumn. Cioè, sembra una nave gigante. Grazie, è il complimento più bello che abbiamo fatto per le dimensioni. Sembra una nave spaziale, sì. Dovrai trovarti le munizioni da solo. Come? Che cazzo tira una pistola scarica? Ma sei psicopatico. Ma tu non sei normale. Sembra Phil Spencer. Ora di più, oh mio Dio, sì. Non c'è più niente da fare. Sì, vabbè, allora vi lascio morire. Ciao ragazzi, è stato bello conoscervi. Me ne sbatto col cenno, nel senso, ciao, bellissimi, ciao. Checkpoint completato, sì. Ulla baby. Vai a fa culo. Grunt di merda. Vai a fa culo. Ti ammazza a pugni. Baldracca. Mi lascio sempre trascinare. Scusami Cortana. Spero che il linguaggio scurrile Non ti dia fastidio. Porco cane. Se mi infastidisci. Ho sparato il marine. Scusa vecchio. Non vole. Tu Grunt di merda. Piccolo Berlusconi. Hai rotto il cazzo. Ritiriti dalla politica, vecchio mio. Vai a tromba. Cioè vai a fare le cose che fai di solito. I feticisti adesso qui si staranno. Hai capito? Stanno citando tantissimo. Come il capitano Alicia Keys. Vai che è la gente. Eccoli là. Merde. Goodbye my lover. Bello sparare agli alieni del passato. Guarda qui l'alieno del passato. Beh, Grunt erano uguali. L'alieno del presente. Oh. E piscia tra la gente. No. Un alieno micidiale. Oh. Non mi rispetta. È un animale. Nah. Ricarica vecchio. Ma è in difficoltà facile. Scusa No. Ah, normale. Porca puttana, sai che forse la alziamo. Sì. RB per ricaricare. Inizio per cambiare arma. Quando ti trovi sopra un'arma, puoi. Cos'è? Puoi cambiare con RB. Allora io scambierei questa pistolina di merda. Comunque, cioè no, mettiamoci la pistolina. Cazzo, la pistolina. La pistolina è più. Sì, però io sono abituato a ricaricare con X. Scusa. Cazzo, me frega meglio della torcia, capito? Sì, non ci serve la vita. Non ci serve la vita. Se abbiamo una bella fisarmonica. E qui vecchio, sono dietro di te. L'inculata posteriore dello spartano. Me l'ha insegnata Kratos. Tanto tempo fa, ti accendo la luce, va bene. Sì. Smetti, è morto signore. Cioè sono io signore, è morto coglione. Dacci un taglio. Vuoi morire, va bene. Me l'ha chiesto lui, mi ha detto di darci un taglio. Io lo sono picchiare a morte, a sangue un po', sì. Ci ha colpito qualcosa vecchio, l'ho sentito anch'io. Alle camere d'equilibrio, dove devi stare sempre, capito? In equilibrio, grunt, ti sparo sopra la testa. Pensavo fossi più alto, vecchio mio. Non puoi scappare, beh, non voglio scappare, vecchio. Goodbye, my love. Di nuovo, vecchio, alla testa, senza testa. Non hanno pensieri impuri verso Cortana. Cortana, difendo io il tuo onore, vecchia mia. Difendo io il tuo onore, il tuo amore. Cioè,
ci hanno, hai capito? Ci hanno attaccato il loro sfintere. Ci stanno cagando dentro gli alieni, signori. Hai visto che ci cagano dentro gli alieni? Sì. Noi usciamo e loro entrano. Tu nell'ombra, non stare nell'ombra, oh mia bella Gioconda. Guardare, non fare pensieri impuri su Cortana, brutta merda. Sei ancora vivo? Ma ti ho dato un pugno senza scudo. Scusa, stronzo. E vai, dove vado, vecchio? Vai tu. Vado avanti, capo, vai a cagare, vai. Hai capito? Tu, vai a affrontare pericolo, io sto qui a pulire il sangue per te, hai capito? Viscera, clean up detail, gran gioco. Potremmo giocare una volta, Goliani. Cucù! Bubu 7, teme! Ma lei, una granatina? Non c'è una granatina. Anche una granitina, visto che fa caso. Aspetta che sto ricaricando, alieno del cazzo! È un po' troppo facile, io quasi quasi. Cioè, adesso vediamo dopo la prima... Vai a cagare! No, sguiscia! Float! Sguiscia! Sguiscia come una biscia senza gravità! Cioè, come una biscia normale, se mi prima. Di più, bravo ragazzo! Io quasi quasi... Dopo la prima missione andrei a vedere se si può, cioè, di mettere in difficile magari. Cioè, vediamo se questo magari è facile, perché è solo the introduction of the game, you know. Signora, sta esplodendo qualcosa, vengo a visitarla. Alieno di merda, guardalo, che è lui più che altro che rompe il cazzo, hai capito? Che ha lo scudo di merda, no? Cioè, lo scudo di merda, ha lo scudo, punto. Wow. Ciao, bello. Sono MasterChef. Guarda, ti preparo, hai capito? Con i mirtilli qua che abbiamo trovato. Il sangue di alieno. È impossibile, non esistono gli alieni. Oh, Dio, ci sono gli alieni, vecchio. Dove sei andato? Mi hanno lasciato solo con gli alieni, pezzi di merda. Beh. Ma cari angoliari, per questo primo episodio noi ci fermiamo qui. Commentate col vostro pensiero, che credo se mi piace. Condividete, commentate, l'ho detto prima, ma è la frase classica. Noi ci vediamo alla prossima.